Benvenuti, siamo a Ivrea, città del patrimonio UNESCO, e siamo alla sede dell'Associazione Archivio Storico Olivetti. Chi saremmo senza il nostro passato? Noi facciamo gli archivisti e quindi lavoriamo per il futuro. E abbiamo capito che le radici della nostra storia ci servono per vivere il presente e per progettare il futuro. Ci troviamo in una delle sale della biblioteca dell'Associazione Archivio Storico Olivetti. In particolare questa è la sala che conserva la collezione dei periodici. Collezione assieme agli altri documenti bibliografici che ci sono arrivati dalle ex biblioteche di fabbrica, tant'è che molti dei volumi sono ancora etichettati con la vecchia catalogazione. Biblioteche che erano a disposizione non solo dei dipendenti, ma di tutto il territorio. Il nostro lavoro non consiste solo in un'opera di conservazione, ma ci occupiamo anche di valorizzare al meglio i documenti bibliografici utilizzando le nuove tecnologie odierne. Nella fototeca dell'Archivio Storico Olivetti sono conservati molti fondi fotografici, tra i quali questo del 1962 di Ugo Mulas, in cui viene ritratta la donna nel mondo del lavoro. Tra questi servizi fotografici, alcuni sono stati fatti dai più grandi fotografi del tempo, quali Berengo Gardin, Cartier-Bresson, Ugo Mulas, servizi fotografici attraverso i quali la Olivetti si raccontava in una sorta di storytelling di oggi. Tra i più di 1000 poster e manifesti pubblicitari conservati presso l'Archivio Storico Olivetti, un ruolo importante lo riveste questo del 1932. Il manifesto fu realizzato dallo studio Boggeri di Milano e da Xanti Sciavinsky. Il poster ritrae una dipendente dell'azienda, la signora Maria Grassis, che si prestò per la realizzazione di questo manifesto. Sono oltre un migliaio i filmati storici della Cineteca Olivetti che l'associazione ha conferito all'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa. Tra questi, Cosmotronic, un cortometraggio del 1970 prodotto dalla Direzione delle Attività Culturali, Disegno Industriale e Pubblicità. Il linguaggio Olivetti è altamente creativo e guarda alle avanguardie artistiche più innovative del proprio tempo. Ma se non riuscite a venirci a trovare qui alla sede del nostro archivio, potete visitare i nostri siti. Archivi Digitali Olivetti ha raccolto circa 550.000 schede archivistiche che descrivono i nostri documenti. Un altro sito molto importante è storiaolivetti.it, dove in 120 capitoli noi raccontiamo la storia delle Olivetti da diversi punti di vista. Chiudiamo questo viaggio nel futuro. Che cosa ha rappresentato questa azienda come valori nell'immaginario collettivo? Lo potete leggere dietro di noi. La storia di innovazione che stiamo raccontando è una storia di innovazione che parte dall'archivio storico e arriva all'Olivetti di oggi.